Dire, amici, cari telespettatori, non posso ricevervi se non con questa espressione, anche se devo ripeterla, ma non ne trovo altre. E sto cercando nel vocabolario di cambiare qualcosa, ma l'importante è che voi siate presenti alla trasmissione dell'altra voce. L'altra voce, vogliamo ricordarvi, è una trasmissione della realtà dell'interland napoletano, evangelico, della... GNC, che è un gruppo evangelistico che fanno parte delle Chiese napoletane del Casertano e della Consulta Evangelica. Il nostro scopo è di rendere un servizio, è un servizio a voi, un servizio nel Signore Gesù. Stiamo parlando eh, lo sport e la fede. Questa è la quarta trasmissione, saranno sei trasmissioni tutto sullo stesso argomento. Speriamo che abbiate seguito le precedenti. E speriamo che dalle nostre considerazioni, dalle nostre meditazioni, dalle nostre espressioni, abbiate potuto, se non altro, ricevere un incoraggiamento e soprattutto una chiarificazione che possa ritrovare un riscontro in quello che è la parola di Dio, la volontà di Dio, la fede, quella fede che viene dall'udito e l'udito che viene dalla parola di Dio. Anche in questa trasmissione, quindi, parleremo dello sport e la fede. E voglio presentarvi, come di consueto, i servitori. I pastori che sono convenuti in questa trasmissione. Sulla mia sinistra, il pastore Michele Passaretti, il pastore Michele Romeo, il pastore Antonio Romeo. La prima domanda la rivolgiamo proprio al pastore Michele Passaretti. Parliamo della nostra realtà consumistica, ormai sono vocaboli che sono popolari, sono a bocca di tutti perché sono usati e strausati. Allora, nella realtà consumistica dei nostri giorni. Il consumo di sport, sembra quasi una cosa particolare, il consumo di sport, eh? vogliamo usare questa espressione, è in vetta alle classifiche, in quale direzione si sta andando? Sì, effettivamente questi termini ci sembrano un pochettino fuori luogo, però poi in pratica ci accorgiamo che la realtà è questa, non possiamo… Fotografarla in maniera diversa. L'industria del divertimento oppure del calcio sono uh, macchine che producono uh, capitali, sostanze economiche, che impiegano persone e che in qualche maniera. Forse hanno scavalcato i confini dello stadio o delle arene sportive per entrare nell'economia. I, I grandi club sportivi oggi sono, sono uh, presenti in borsa. È vero. E quindi, uh, forse 15 anni fa, 20 anni fa, vedendo uh, quella trasmissione televisiva che la domenica è vero, uh, riservava uno spazio agli eventi sportivi, uh, una o due. Forse avremmo pensato che a lungo andare eh, il mondo dello sport si sarebbe incanalato in un angolo del settore della vita sociale e lì sarebbe finita. Invece poi ci siamo accorti che da una o due trasmissioni ne sono diventate decine e decine, che non soltanto ci riempiono vero, gli schermi televisivi della domenica, ma il lunedì si prosegue, il martedì giornali specializzati in... Uh, appunto, in, uh, nel tema sportivo, vendono a tutta forza e eh, se ne sono accorti gli sponsor. Oggi eh, fare pubblicizzare un prodotto servendosi di un beniamino dello sport, che sia nel campo delle uh, corse automobilistiche, nel campo del calcio o di qualsiasi altra disciplina sportiva, eh, tira molto. Questo in qualche maniera ci fa comprendere che c'è effettivamente un'ondata di consumismo che interessa il mondo dello sport e non si può più dissociare la realtà sportiva da quella economica oppure dalla, da quella finanziaria. Questa è una realtà e pare che le cose non migliorino ma mi permetto di dire che vadano sempre più in questa direzione e eh, dobbiamo prepararci ad una società sempre più impregnata da queste eh, realtà, da questi valori che poi per molti sono importanti, per qualcuno di meno, però è una realtà, fanno parte del nostro mondo e del nostro modo di vivere. Beh a Michele le chiediamo, pastore Michele, come conciliare i valori importanti della vita con quelli meno importanti. Purtroppo la realtà di oggi è questa, che i valori meno importanti, i valori effimeri, come i valori dello sport, hanno superato di gran lunga eh, i valori importanti della vita. Non si parla altro che eh, di calcio, di Formula 1, eh, di tutti gli sport, specie quelli che vanno per la maggiore. Quando eh, eventualmente si accenna a parlare di problemi che sono... Very. Eh, di carattere morale, sociale, soprattutto spirituale. Quando parliamo eh, di Gesù alle persone, della salvezza eterna, dell'importanza di avere una certezza eh, non solo per il presente ma soprattutto per il futuro, noi che siamo, eh, tra virgolette, gli addetti al lavoro, ci troviamo sempre di fronte persone che non hanno tempo, cioè hanno tempo per fare tutto ma non hanno tempo per interessarsi di quello che veramente è la parte buona. Un giorno eh, nel Vangelo ci viene raccontato un episodio che noi conosciamo molto bene di due sorelle, eh, Marta e Maria, le quali avendo ricevuto Gesù a ospite a casa loro, perché lo avevano invitato, una si mise lì ad ascoltare lui ed era affascinata da tutto quello che Gesù poteva dire, e l'altra invece aveva l'ospite, cominciò a fare i preparativi, a fare tutto l'occorretto, anch'essa indubbiamente rendeva un buon servizio per quello che era la parte, diciamo, eh, concernendo appunto l'ospitalità, però non fu questo che eh, creò un certo dissenso. Lei si arrabbiò dentro di sé perché sua sorella, anziché di darle una mano, ascoltava Gesù e, in qualche maniera... Rimproverò l'ospite e disse: Ma come tu non ti preoccupi e non dice a mia sorella di lasciare questo posto e di venirmi a dare un aiuto? Ma Gesù disse: Marta, tu ti occupi di troppe cose, ma una sola cosa veramente c'è bisogno è quello di approfittare della mia presenza nella tua casa. Maria ha scelto la buona parte. Ecco come conciliare le cose importanti della vita. Quali sono le cose importanti? una partita di pallone, un incontro di boxe, una corsa automobilistica. Ma sono cose apprezzabili indubbiamente, ma i veri valori sono quelli dello spirito. E a questo l'altra voce si propone ai nostri telespettatori, affinché diano importanza a quelli che sono i veri valori. Ed è importante, dice l'Apostolo San Paolo, noi vi supplichiamo e noi dell'altra voce vi supplichiamo. Fate pace con Dio, riconciliatevi con Dio tramite l'Evangelo. Gol. Di... <ride> Bene, e voglio rivolgere un'altra domanda a quello che ho definito il pastore degli sportivi o dei campioni sportivi, è Antonio Romeo. Vedete com'è serio nel, nell'atteggiamento? Una... La realtà è che lui fa, ha fatto più di un'esperienza con personaggi dello sport che. Hanno accettato l'Evangelo di cui abbiamo parlato anche nella trasmissione precedente, uno in particolare. Beh, eh, io vorrei chiederti di riferire non tanto il personaggio, ma se hai fatto qualche esperienza particolare con qualche, qualcuno di questi sportivi affermati, questi campioni. Sì, eh, veramente dei campioni, non solo nello sport, ma anche nella vita, e eh, soprattutto nella vita cristiana, perché. Eh, hanno saputo conciliare eh, i valori della vita con i valori dello spirito, li abbiamo conosciuti, li abbiamo avuto contatto. Eh, la chiave di questo è saper controllare tutte le cose e questo è possibile attraverso veramente una realtà spirituale che vive in noi attraverso l'esperienza della salvezza in Gesù che ci, riesce, eh, ci aiuta a controllare le cose, altrimenti tutte le cose controllano noi e quando questo la ricchezza controlla una persona perché stiamo parlando di questo: che lo sport arricchisce i personaggi e quando eh, l'uomo è soggiogato e gestito dai soldi e non riesce invece a gestire, a coniugare le due cose, a tenere eh, distinti i valori eh, temporali da quelli spirituali, controllare i valori temporali attraverso la vita dello spirito, si, si, si sbaglia. Abbiamo conosciuto veramente dei campioni in questa cosa, conosciuti in Italia, eh, per, la, per lo più dei brasiliani, perché lì che, eh, in Brasile c'è un movimento della realtà evangelica molto forte, eh, di cui molti calciatori hanno fatto l'esperienza della salvezza con Gesù, sono cristiani evangelici. Noi conosciamo solo quelli italiani, l'abbiamo conosciuto perché poi attraverso, come abbiamo detto l'altra volta, l'esperienza la, di Alemà che ha giocato a Napoli, tutti quelli che sono venuti in Italia sono passati per noi. Ricordo Amarildo che ha giocato nella Lazio ma è stato a Napoli eh, eh, insieme a un altro che ha giocato con la Sampdoria, chi si ricorda Silas, eh, anzi Silas è un pastore evangelico in Brasile. Dunque eh, è un uomo che eh, veramente eh, in Brasile ha, ha una grande, grande popolarità, non come calciatore ma come pastore evangelico. Eh, tutti e due furono ospiti a Napoli eh, in una campagna evangelistica che facevamo a Giuliano, proprio nello Stato di Giuliano, e loro intervennero dando il loro contributo, la loro testimonianza e di cui abbiamo avuto dei contatti. Eh, Amarillo è stato qui eh, nel 2000, due anni fa. E ha dormito a casa mia e lui è stato anche un grande campione in Italia e in Brasile quello che non farebbero gli italiani perché come è stato detto è il cuore di questi campioni che hanno saputo gestire anche il successo economico tenendolo in secondaria parte in seconda amministrazione come sol dissi per dare valore alla vita spirituale che è più importante e sono stati e sono ancora oggi degli uomini modesti che hanno la loro vita spirituale, lo sport li ha dimenticate. Ma come cristiani, non sono dimenticati dai cristiani nemmeno e soprattutto dal Signore che non dimentica nessuno dei suoi figli. Eh, voglio rivolgere a proposito una domanda riguardo un altro campione. Passiamo dal calcio all'automobilismo. Se non sbaglio, a Pastore Michele Romeo. Senna, eh, questo credo che sia un ricordo ancora vivo, eh, anche se doloroso, triste nella memoria di molti sportivi e Senna è un mito sportivo cosa possiamo dire della sua fede che anche purtroppo molte volte i mass media non danno neanche una giusta pubblicità perché alla fine non fu detto che anche eh, nella realtà del suo funerale era un funerale di carattere evangelico e non cattolico in quel caso sì purtroppo sappiamo che si tende sempre a minimizzare oppure a coprire in una corte di asfissia quelli che sono ritenuti diversi oppure della minoranza, ma grazie a Dio pochi ci siamo e siamo qui per rinalzare Gesù, non siamo qui per proporci noi stessi. E anche questo. Eh, grande campione che tutti ancora oggi conoscono eh, e sanno, anche lui di fede evangelica, non abbiamo avuto eh, il piacere di conoscerlo personalmente, ma tramite altri fratelli appunto residenti in Brasile, sappiamo che ancora oggi eh, diversi proventi dati dai, dai suoi contratti, pubblicitari, eccetera, eccetera, ma eh, molti bambini poveri, molte persone eh, sono state e continuano ad essere aiutati appunto eh, da questi da queste donazioni che Senna chiaramente si preoccupava di fare, ma non come purtroppo accade anche altri fanno del bene, ma molti lo fanno semplicemente per scaricarsi un po' la coscienza. Ma... Lui lo faceva con un sentimento di amore. Indubbiamente non è che vogliamo generalizzare, ci saranno anche altri che lo fanno eh, con questo sentimento. E speriamo che tutti quelli che eh, fanno richieste per televisione di sottoscrizione di offerte eh, non prestino soltanto la loro faccia ma mettino anche mano al portafoglio, che sarebbe una cosa molto più gradevole, nel senso che eh, è qualcosa che ci costa anche, eh, se non c'è amore, se non c'è veramente una passione per gli altri, e crediamo che in Segnna, come in tutti i cristiani, ci fosse questo spirito ecco, di aiutare gli altri, eh, anche approfittando di questa economicità che indubbiamente non scarseggiava, data il suo spessore di campione. Chi sono gli atleti per Cristo, eh, Antonio? Per arrivare direttamente al pubblico italiano, quelli che ci ascoltano, do, direi che sono come la Nazionale dei Cantanti in Italia, però con delle eh, particolarità. È un'associazione di eh, ex calciatori, anche calciatori in attività, in cui si sono associati per, eh, fare, per operare nel sociale e aiutare lì i bambini. o eh, le attività o queste, queste opere nel sociale che hanno bisogno per reperire fondi e fanno questo lavoro. Eh, in questa associazione sono migliaia di calciatori, non sono pochi, ma sono migliaia di calciatori, eh, quelli famosi che conosciamo in Italia, ma anche famosissimi in Brasile che gli italiani non conoscono: tutti i campioni eh, del pallone. E girano in Brasile, in tutto il mondo dove vengono invitati, fanno partite amichevole con le squadre locali, così veramente si rivive lo sport dove non ci sono i falli eh, che si fanno male, veramente si rivive quello sport dove le partite, abbiamo visto che nel 2000 anche in Italia sono stati eh, in un paese a Napoli a Casavatore, e nel eh, campo locale hanno fatto queste partitelle tutte le sere con squadre locali e dove si viveva lo sport, si giocava veramente lealmente e le partite finivano 8 a 0, 8 a 2, dove ci si, si diverte veramente quello che dovrebbe essere lo sport. La particolarità è questa, che tra un tempo e l'altro c'è un messaggio del Vangelo di un predicatore o tra di loro o della, dove vengono ospitati, si predica l'Evangelo e si fa un appello alle persone che vogliono accettare, nell'intervallo tra un tempo e l'altro c'è un contatto diretto con questi calciatori che parlano e distribuiscono e danno in dono un Vangelo o una Bibbia a quelli che rispondono positivamente all'appello e poi riprendono la partita e i proventi di queste partite vanno sempre a scopo di beneficenza. Questi sono gli atleti di Cristo. Ti ringraziamo e rivolgo un un'altra domanda al pastore Michele Pasaletti. Abbiamo notato eh, ripetere questa scena all'inverosimile del calciatore che entra in campo e si segna la croce. Cosa può significare tutto ciò? Eh, probabilmente ce lo siamo chiesto un po' tutti quanti nel vedere questa, questo rito ormai, perché lo possiamo considerare un rito. Nelle, negli ultimi eh, mondiali di calcio che si sono tenuti. Abbiamo visto uh, in questa buffata di partite che ha in qualche maniera contraddistinto questa, questa parte dell'estate dell'anno in corso, abbiamo visto queste scene, il calciatore che entra in campo e che si segna frettolosamente con il simbolo della croce. E abbiamo capito ancora una volta, cioè abbiamo ricevuto la dimostrazione. Che le persone più che essere religiose o credenti sono superstiziose, perché altro non potremmo definire diversamente che superstizione. Ma la scena che più ci ha lasciato di stucco, perplessi, è stata quella di vedere l'allenatore della squadra di calcio italiana che durante una partita, è vero, ed è forse una tra le personalità più in vista in quel periodo, cioè se fa uno starnuto tutti i giornali dicono l'allenatore del calcio della squadra italiana ha fatto lo starnuto, se fa il colpo di tosse succede, succede lo stesso. Beh, davanti agli occhi di tutti ha tirato fuori la bottiglina con l'acqua santa e ha cosparso la panchina. Sono scene queste che in qualche maniera ci, ci, ci fanno sorridere, ma nello stesso tempo sono segnali, indicatori, che ci spiegano qual è la realtà, la realtà di persone che crede nella fede come una sorta di auspicio benefico che utilizza la fede e questo segno della croce ed altri rituali, è vero che vengono fatti quasi a voler esorcizzare la sfortuna, quasi a voler trovare il favore dall'alto per poter giocare meglio, per poter fare dare una prestazione sportiva Qui non possiamo parlare di fede, non possiamo, sì è vero, abbiamo parlato di calciatori che vivono intensamente la loro fede anche all'interno della, uh, del, della competizione sportiva. Gli calciatori a cui si riferiva prima il pastore Antonio Romeo, prima di iniziare la partita, davano alla squadra avversaria ancora una Bibbia in dono, con realmente l'auspicio che la Bibbia potesse essere non l'amuleto santo che modifichi i risultati di una partita, ma semplicemente un incoraggiamento a vivere la propria professione sportiva, ma anche a cercare di curare Scusa, la propria. Scusa Michele, pare che siamo tornati ai tempi della guerra, quando si benedicevano i cannoni della tale nazione, e all'altra parte si benedicevano i stessi cannoni dell'altra nazione. Eh, eh, e infatti... Nel e nome infatti. dello stesso Dio, questo Dio poi chi doveva ascoltare tutte e due le facciamo arrivare eh, un infatti, pochino qua vero. sono rettaggi potremmo dire ancestrali proprio della natura dell'uomo che cerca di calare la divinità in quelle che sono poi le realtà più profane della propria vita e della propria esperienza certo ci troviamo eh, in una triste realtà io penso che è una mia definizione, non voglio offendere nessuno ma ce l'ho qua la devo dire la religione fabbrica gli idoli la fede Fa opere di bene, è una realtà che sento nel cuore, perché si confonde troppo spesso quello che l'aspetto religioso, ecco poi lo si porta in tutte le sue manifestazioni, che poi alla fine diventa tutto un fenomeno, un fenomeno idolatrico che poi non c'entra niente il divino, eh, il vero Dio non c'entra in tutte queste cose, Beh, perché lui è il Dio di tutti poi, il Dio di tutti certo. quelli che lo riconoscono. Ma chiudiamo questa parentesi che sicuramente non piacerà a parecchi ma d'altronde dobbiamo parlare anche di questo e c'è invece un altro aspetto eh, eh, un aspetto che voglio rivolgere al pastore Michele Romeo ormai l'opinione è stata espressa da tutti proviamo a per dire anche noi la nostra no? su un argomento sulla questione dell'inno nazionale negli stadi diciamo anche il nostro punto di vista l'altra voce nella libertà possiamo esprimere anche il nostro concetto, certo, no? certo. Il nostro punto di vista. Ma io voglio dire prima di tutto che il nostro presidente, il presidente della Repubblica è stato e eh, continua ad essere uno dei promotori eh, che questo inno nazionale praticamente eh, si diffonda, lo cantano nei teatri, insomma, ormai diciamo, ha rivalutato, eh, rivalutato quest'inno eh, magari che forse si <ride> era un po' perso eh, il significato. Allora eh, da parte mia, ecco, adesso faccio il nazionalista. Uh, ritengo che l'inno italiano sia uno dei più belli, ed è veramente emozionante quando la nostra nazione viene rappresentata ecco, in un contesto sportivo mondiale. Sentire uh, queste note, ecco, in qualche maniera uh, ti fanno un po' venire il freddo addosso, ecco, Fratella. Però io una cosa ecco, da Cristiano, tu hai detto, dobbiamo dirlo, quello che io non conosco questo Mameli e non so che cosa la spito, ma una cosa, eh, sono, mi sento di affermare, una cosa completamente blasfema, di cui non sono per niente d'accordo, che schiava di Roma Dio la creò, cioè questa è un'affermazione completamente antibiblica e anti-evangelica, perché Dio non crea schiavi, Gesù quando andò nella sua città Disse lo Spirito di Dio è su di me egli mi ha mandato per liberare i prigionieri. Per cui io non mi sento, mi sento italiano, ma non mi sento schiava di Roma, io mi sento servo di Gesù Cristo, è cittadino del cielo. Però insomma sono italiano come italiano, apprezzo, amo la mia nazione, ma non sono schiavo di Roma, sono schiavo di Cristo. Amen. E anche neanche schiavo, servo schiavo la schiavo, non è un bella certo, nemo in senso certo. cristiano. Beh, accettate la nostra franchezza d'altronde tutti dicono la loro. Abbiamo anche noi il diritto, pensate, non abbiamo offeso nessuno. nessuno. Mamele è morto da Maria eh, per poverino, cui noi, non credo che si rivolta. Caso, assolutamente, anzi in questo momento eh, forse abbiamo spezzato una lancia a favore di Mamele, anche se... La punta della lancia andava un po' arrotondata. Certo. È tutto qui. Bene, siamo quasi alla conclusione. Abbiamo due altre domande. È stata un po' più vivace questa, più domande in questa trasmissione. Una per il pastore Antonio Romeo, e poi la conclusione per il pastore Michele Passaretti. Eventi sportivi. Abbiamo parlato di negatività, ma parliamo anche di qualche positività. Quali possono essere gli aspetti positivi degli eventi sportivi? Se si possono trovare aspetti positivi nel detto che si dice che qualcuno beve il vino per dimenticare i problemi della vita, se si possono trovare qui, in questa parte qui si possono trovare anche nello sport, in cui si dice uno per il tempo che è impegnato a vedere una partita si dimentichi tutti i problemi della vita. Tutti guai. Questa è l'unica positività che c'è perché quando si vede una partita una volta si vedeva veramente lo sport oggi si vedono tante cose assieme alla partita anche il sesso si vede assieme alla partita oggi per persone per mettersi in mostra vanno in uno stadio e camminano nudi l'abbiamo visto più di una volta eh, eh, oggi ne, alcune sono semi nudi gli spettatori, le spettatrici negli stadi dunque il regista ti fa vedere anche questo eh, parolacce, bestemmie, inve invettive, violenza di calci, di pugni, di, di ogni genere eh, se ne vedono eh, anche guardando una partita. Dunque, nemmeno più puoi dimenticarti di altre tragedie della vita. Non c'è, al di là della festa, del momento, della vittoria, che per, per alcuni, per chi vince, <ride> comunque, nello sport c'è sempre il 50%, una squadra che vince. C'è l'altra faccia di quella che ha perso, e di persone che sono, vanno in dramma e alcune che sono felici. Dunque aspetti positivi, veri e propri, non ne troviamo nel calcio, perché non ce ne sono nel mondo, nella realtà della vita dove manca Gesù, dove manca e purtroppo nel mondo, in ogni aspetto della società, manca Gesù, il vero valore che rende tutte le realtà della vita, sport compresa veramente qualcosa di buono, non c'è. Noi abbiamo trovato nel Signore Gesù il vero valore che ha soddisfatto e soddisfa pienamente la nostra vita. Credo che soprattutto nell'aspetto sportivo c'è sempre da ripetere la divisione fra il vero sportivo e il tifoso, perché tutti gli aspetti negativi emergono proprio dalla tifoseria, come si suol dire, che è una forma appunto di fanatismo, eh, di fanatismo esplosivo. Di realtà interiori e di diciamo pure pretesti perché che cosa ci preoccupa anche come pastori di chiesa tante volte? Dopo una vittoria, dopo ci sono macchine che scorrazzano a velocità incredibile per il centro abitato. il rispettoso già abbiamo nel nostro sud e nella nostra realtà una mancanza di rispetto di tante norme di circolazione, poi troviamo addirittura eh, fenomeni che possono coinvolgere e far perdere la vita a tante altre persone soltanto perché bisogna sopportare eh, certe irruenze certe, e questa è la tifoseria che purtroppo però contagia perché è idolatria diciamolo pure, contagia siamo per concludere questa trasmissione e l'ultima domanda eh, ma è rimasta veramente poco la rivolgiamo al pastore Michele eh, Passaretti cosa cambia per una nazione che vince la coppa e se la porta a casa Ecco, lo dico breve breve Beh, effettivamente quando uno ci riflette, tutto questo investimento di risorse e quante trasmissioni televisive si sono fatte, eh, le passioni delle persone, eh, le ore spese, eh, le, le parole consumate per un evento di queste proporzioni che poi non coinvolge soltanto un paese, una nazione, ma coinvolge, abbiamo detto, in maniera globalizzante quasi tutte le nazioni. E quindi tutto questo investimento per poi alla fine eh, arrivare ad un risultato, qual è portarsi una coppa a casa? A me sembra spropositato, devo dire, eh, sono d'accordo con il libro dell'Ecclesiaste che dice... È un correre dietro al vento, cioè il gioco non vale la candela, perché poi si ritorna a casa con la Coppa. Ma che cosa è cambiato nella vita delle persone che sono state forse per mesi attaccati in maniera spasmodica ai risultati, alle partite? Che cosa è cambiato in un paese, in una nazione che ha i suoi problemi, e la disoccupazione, la sofferenza e tanti altri problemi? Quali benefici alla fine la persona comune ne ricava da tutto questo? Allora mi sembra che effettivamente eh, la vera vittoria è quella che noi personalmente possiamo avere, come dice l'Apostolo Paolo, dice io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, adesso mi è riposta, aspetto di ricevere la corona della giustizia che il Signore dà a tutti coloro che lo amano. E auguriamo ai nostri telespettatori non una coppa ma la corona, la corona della giustizia. Dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, continueremo su questa linea. Eh, stessa mi stesso giorno, stessa so ora, passiamo ai saluti. Il pastore Antonio Romeo, il pastore Michele Romeo, Michele Passaretti e Remo Cristallo vi salutano col salutissimo. Dio vi benedica.